fantastico che si chiama in un modo. Allora, Yasaha Jinja, plasticone incredibile, cosa sembra? Di cosa sembra? Una casetta della Lego, esatto. Sarà stato ridipinto l'anno scorso, guardate. Eccolo qua. Ora saliamo, qui comincia la strada verso il Kiyomizu, verso il tempio Kiyomizu, veramente inguardabile. Io qui prendo sempre, ragazzi, l'uva caramellata, che fra tutte le schifezze che ci sono è quella che mi dà più soddisfazione. C'è il takoyaki, c'è il granchio, lo spiedino di granchio finto che sarà surimi, e io prendo questa. ありがとう。カラメルone。 Hai 100 yen, 100 yen. Con 100 yen compri anche quelle con il poggiabacchette, bellissime tra l'altro. Nere con il poggiabacchette, beh, è un bel regalo quello, eh. La bacchetta decorata con il poggiabacchette. Una luce blu, questa luce blu ci accompagna verso il Kiyomizu, che non riprenderò perché non mi chiamo Lonely Planet. Però guardate che scorcio, uno scorcio interessantissimo. Guarda che scorcio, vieni qua. È bello, eh? State lì, chiacchierate un po' lì. Allora, poca luce a bestia, però Kyoto by Night. Dal Kiyomizu c'è sempre il suo fascino. Kyoto by Night, vista dal Kiyomizu Dera, solo su Dark Side of Japan. Allora, roba spessa, ragazzi, siamo al Kodaiji, eccoci, light up, Kodaiji, roba veramente spessa. Abbiamo questi giochi di luce su questo questo giardino zen. Un po' difficile riprendere tutto. E uscito della tassi domanda mai, o smetti da sai, hai chiedo che tassi non dai mai, o smetti da sai, uscito. Sono vari disegni. Thank you.
concerto dei Pink Floyd, praticamente. Fantastico. ご覧になられた方は次への移動をお願いいたします。その際お荷物の忘れ物などにお気をつけください。最初roba spessa il riflesso di notte del Momiji sul laghetto. Molto miyazakiana questa cosa, questo Momiji già rosso. Giustamente queste dietro stanno dicendo, sembra che dentro il lago ci sia un mondo in profondità. Difficile da mettere a fuoco il mondo in profondità, ma è di suo già sfocato perché acqua. Vedete la differenza? Cerco di fare del mio meglio, non ho il mio farettone professionale. La luce è quella che è, non voglio metterci le ISO. Dietro stanno dicendo che appunto non si capisce dove comincia il lago e dove finisce la terraferma. Qual è il ramo vero e qual è il ramo finto se fai una foto, qual è il ramo vero e qual è il ramo che si riflette sull'acqua. E dicono che sembra che ci sia un mondo sommerso sotto il lago. Veramente bello, suggestivo. La foresta di bambù illuminata dalla ripresa lì. Vada e scorci.
la foresta di bambù. Adesso entriamo nella foresta di bambù. Tante feste, ma... Non ce la fa a tenere l'automatico di me, però ecco ce l'ha fatta. Il Buddha in lontananza, incredibile, con ISO a manetta. Il Buddha fra gli alberi di bambù, a bestia. Na-na-na. Un Buddha misterioso, vicino al Kodaiji. Che il 21 novembre 2015, ore 18, ci sarà la live, la prossima live, Dark Side of Japan con Vivi Giappone e Calabrese in Oriente sul canale di Dark Side of Japan, ok? Lo dico subito, 21 novembre. Ore 18, ora italiana, ok? Esattamente, ore 18, ora italiana, il 21 novembre facciamo questa live, botta e risposta come l'altra volta, la chat non sarà a lato, quindi come si è abituati alle live, ma saranno messaggi normali di YouTube, sì. Risponderemo a chi possibile, più possibile, poi chi vuole partecipare direttamente, in diretta, può farlo. Certamente. Può farlo non ci siano problemi. Sì, insomma, vi mettete in fila. Si danno in via.